Salve, bentornati a Demolendo Cose. Demoliamo cose? No, Demolendo Cose. Se vi dicessi il nome Krist Novoselic, vi dice qualcosa? In realtà, io per questo preciso video ho fatto una sorta di sondaggio tra i miei amici per confermare una mia teoria, ossia che nessuno ha idea di chi sia Krist Novoselic. Purtroppo i miei compari che si occupano di musica sono tutti troppo studiati e tutti mi hanno detto è il bassista dei Nirvana, perché me lo chiedi? Ho sbagliato persone a cui chiederlo, ovviamente, ma sono abbastanza sicuro, anzi molti di loro mi hanno detto, però se effettivamente ti rivolgi a un, cioè, nell'immaginario collettivo non è il termine giusto, nella collettività in pochi sanno veramente chi sia Krist Novoselic, cioè in pochi sanno chi è il bassista di Nirvana, chi era perlomeno. Quelli studiati lo sanno, ovviamente. Quelli che non sono studiati non hanno idea. E questa è sinceramente una cosa che a me mi ha sempre fatto girare le balle, perché ok Dave Grohl, ok Kurt Cobain, ma lui, poretto, cioè va bene, non faceva niente di speciale, però Cristo, un minimo di riconoscimento. E comunque, Krist Novoselic, dopo essersi visto smontare la band con cui campava, si è lanciato in diversi progetti, in tantissimi. Addirittura aveva fatto un disco solista, di cui non ricordo assolutamente il nome, ma io mi sono voluto gettare in uno dei suoi progetti con cui è attivo attualmente, ossia i Giants in the Trees. I Giants in the Trees sono la band perfetta per uno che è stato il bassista di Nirvana. E in questo progetto lui suona lo strumento perfetto per uno che è stato il bassista di Nirvana, ossia la fisarmonica. Ed è bravissimo, tra l'altro. La sa veramente suonare. Vabbè che... No, stavo per dire una cazzata, perché stavo per dire vabbè che tanto due soldi li avrà messi via dal periodo con Nirvana. In realtà no, perché anzi lui non ha il benché minimo diritto sulle canzoni di Nirvana. Pensate che fortuna, che considerazione che avevano di lui. Ce li ha tutti Dave Grohl. Bello. Motivo per cui la figlia di Courtney Love e di Kurt Cobain odia a morte suo padre, perché lei non ha preso un soldo dai diritti, lei non prende una lira dai soldi, dai diritti dei pezzi di Nirvana. Pensa che ridere, pensa che divertente. Sei figlia probabilmente del musicista più famoso al mondo della storia della musica, ma tu non hai diritto a un soldo dei soldi che fanno quelle canzoni. Molto divertente. Che situazione di merda. Comunque, mi sono voluto ascoltare questi Giant in the Trees e sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché finalmente un musicista che prima faceva grunge si è lanciato in qualcosa che non è grunge, qualcosa che è completamente diverso, qualcosa che è... Cos'è? Una specie di country mezzo polka, non si capisce... No, polka no. È un country proprio da quadriglia, ed è fantastico, perché è molto soft, è molto piacevole da ascoltare, è molto rilassante... La voce della cantante è qualcosa di ammaliante, di assolutamente è qualcosa di incredibile. E Giants in the Trees sono una band fortissima, e dal vivo ho visto qualcosa dal vivo, mamma mia, sono veramente incredibili.
quello che fanno è estremamente atmosferico, estremamente romantico. Non saprei come altro definirlo. Lui non suona sempre la fisarmonica, ovviamente spesso suona il basso, però quando deve suonare la fisarmonica il basso lo suona la cantante, se non sbaglio. Ed è io ho ascoltato volume 2, volume 2, ed è un disco veramente gradevole, un disco veramente con cui ti fai cullare. È una musica così tranquilla, calma, posata, qualcosa di incredibile. È un disco che contiene pezzi come It Goes. Ah, che... Avete presente quella puntata in cui Homer Simpson si addormenta alla guida e inizia a sognare gli angeli che lo trasportano da fuori la macchina, lo trasportano in un letto, lui viaggia nel cosmo? È così. Questo disco è così. È un veramente, veramente bello. Poco da dire. E basta. Un discone, davvero. Veramente bello. Credo di averlo descritto appieno. Non c'è molto da dire. È un disco fatto di musica molto semplice, suonata in maniera impeccabile. Però è tutto molto sciallo, non ci sono perizie tecniche, non c'è niente del genere. È solo musica positiva, musica che fa sognare, musica che fa innamorare. E basta. Ed è bellissima. Tutto qua.